La parabola del Vangelo di oggi ci racconta la storia di un padre e dei suoi due figli. Il più giovane se ne va lontano dalla casa natale e, in nome di una libertà capita male, fa ciò che gli pare con i doni ricevuti da suo padre. La falsa libertà conduce sempre al peccato e alla sofferenza che provoca nel cuore. La povertà che il figlio prodigo sperimenta non è soltanto esteriore, ma prima di tutto interiore. Il male ci illude con un piacere immediato che molto rapidamente diventa passeggero e non capace di riempire il cuore umano. Cosa possiamo dire invece del secondo figlio che non si era allontanato dalla casa del padre? Egli si sentiva schiavo dentro la casa e non riusciva a capire l'amore che il padre nutriva per lui. Il fratello maggiore è sempre stato bravo, si è sforzato sempre di non sbagliare e per questo motivo non conosceva la misericordia del padre. Le sue parole sul fratello mettono a nudo il suo risentimento e la sua invidia. Adesso passiamo a noi e alla nostra relazione con Dio Padre. Con quale dei due fratelli ci identifichiamo? Potremmo scoprire di identificarci con tutti e due nelle varie circostanze della vita. Comunque sia, non è importante ciò che siamo noi, ma ciò che l'amore misericordioso di Dio ci fa diventare. Non smettiamo mai di credere nella grande misericordia del nostro Dio. Cosa significa per te la libertà? Di che cosa hai bisogno per sentirti libero? Ti prendi cura dei fratelli che prendono strade sbagliate nella vita?